euro. 1200 euro. Allora, cosa c'ha? La luce? La luce sono lampade LED che costruiamo noi. Che costruite voi? Sì. Che emettono, diciamo, la... Nelle due bande che servono alla pianta, che sono il rosso e il blu. Il rosso e il blu. Perché il verde se lo fa lei con la fotosintesi clorofilliana. Quindi non ne ha bisogno. Okay. Sono di varie intensità, sempre su quelle gambe, noi siamo in grado di regolare l'intensità luminosa. Okay. Quindi sono due LED luminosi, diciamo, sono LED normali questi? Sì, sì, LED che nascono per fare l'applicazione nelle strutture. Quindi hanno una lunghezza d'onda particolare. Una lunghezza d'onda, diciamo, specifica. Sì. E poi cos'altro c'è, diciamo, di... Di particolare, vabbè, abbiamo dei serbatoi sotto dove c'è dell'acqua, dove è sciolto dei sali minerali, una soluzione nutritiva che facciamo noi, ma qualsiasi agronomo, salina, qualsiasi agronomo è in grado di farla. E abbiamo un ciclo continuo, l'acqua viene messa da quei rubinetti, imbeve il tessuto, arriva qui in fondo e ci sono dei imbuti che raccolgono l'acqua e la riportano nei serbatoi. Quindi, diciamo, la cosa che serve è energia elettrica. Semplicemente, diciamo, integrata, l'energia elettrica e basta. Quindi anche le pannelli solari, teoricamente. Assolutamente sì.